Mister, buonasera. Ciao Antonio, buonasera. Ben trovato. Un'altra sconfitta in questo derby con la Reggio Med, decide Piemontese, un risultato che complica la classifica del Bocale per certi versi. Sì, tutte le cose quando noi siamo tornati, tornavamo da Isola, ci ho detto che 5 partite fa che era tutto difficile, perché giustamente avevo avuto un po' di naso, avevo capito tutta la situazione, però oggi non abbiamo meritato solo sempre di perdere. Primo tempo loro hanno fatto solo qualche attraversare in aria per la testa piemontese, che noi abbiamo circoscritto bene. Noi abbiamo avuto una palla con Agiaval che non so come non ha fatto a mettere il piede, e poi abbiamo avuto un incrocio dei pali incredibile, una palla che andava all'incrocio dei pali su tiro da forare di Favasulli, il nostro ragazzino. Marino ha fatto una grandissima parata andando a sbattere la palla contro l'incrocio dei pali, è ritornata sulla linea di porta, che è uscita fuori. Nel secondo tempo invece a Vento noi abbiamo giocato vento a favore nel secondo tempo contro nel primo, dovevamo avanzare 20 metri, abbiamo patito un po' troppo l'infortunio di Parisi, che ha dovuto sostituire, che ha preso una botta sulla coscia, poco prima aveva preso una botta in testa, e in settimana avevamo vissuto la settimana un pochettino così con Brancati. Primo tempo buonissimo, su benissimo su Criniti, nel secondo tempo Criniti è salito in cattedra, da solo ci abbiamo vinto la partita da 3 volte, ha messo la palla dietro senza che, e noi siamo riusciti dal fondo dentro l'area piccola, ha messo la palla dietro, siamo riusciti la 4ª volta. Purtroppo è mancato lì, devo dirlo, uno dei giocatori nostri più positivi, Brancati, che stavamo cercando di cambiarlo perché si vedeva che non stava più bene, perché durante la settimana ha avuto tutta la settimana febbre, e ha messo la palla dietro e il Piemontese in mischia ha fatto gol. Sull'1-0 loro, è chiaro, hanno avuto qualche palla più, qualche contropiede, sempre con Micidiale, con Criniti, che è stato il loro migliore uomo, ma noi abbiamo preso un'altra incrocio dei pali con, di testa con come si chiama, con Agiavalle, al 90esimo, proprio al 90esimo, una palla che danzava a 20 centimetri dalla linea di porta, il nostro ragazzino Vojic, bastava solo spingere in tapine quella palla, l'ha toccata, però ha mandato fuori di un soffio lì, finita la partita. Cioè, quindi un po' di sfortuna pure. Se ti dico no, è un momento che ci gira tutto contro, perché oggi, voglio dire, un pareggio un po' come all'andata, dove noi abbiamo dominato e loro hanno vinto, un po' come oggi, dove loro hanno avuto, purtroppo la differenza la fanno gli uomini. Loro hanno avuto Piemontese che alla prima zampata, alla prima palla, gli hanno concesso, i miei difensori hanno fatto gol, e noi invece abbiamo avuto due o tre situazioni importanti per passare in vantaggio, pareggiare, non siamo riusciti, e la differenza alla fine la fanno questi giocatori importanti come Piemontese. Insomma, era tanto tempo che non segnava, oggi ha fatto la zampata importante, ci ne torniamo a casa con le pive nel sacco e convinto che domenica abbiamo una scalea dove non si può più sbagliare, altrimenti i play-out sono a un tiro di schioppo, quindi dobbiamo cercare di 3 punti. Una... Noi abbiamo 4 partite in casa dove dobbiamo cercare di capitalizzare, perché altrimenti, pur avendo molto rispetto dello Scalea, avendo molto rispetto della Morrone, della Bovalinese, del Cotronei, però è chiaro che Cotronei e Bovalinese noi ce l'avremo terz'ultima e ultima partita in casa, quindi chiaramente dipende molto dai giochi se sono fatti o meno, per cui è chiaro che noi dobbiamo cercare di tirarci fuori prima e non aspettare l'ultima partita. Vincenzo, la mia rabbia è che dopo un gioco andato alla grande ci siamo rovinati tutti con qualche partita, qualche scivolone di troppo, e quindi abbiamo rovinato un po' tutto. Vincenzo Tarsi. Sì, buonasera mister. Certo, ti manca la vittoria da 7 turni, questo è insomma il problema sicuramente ma di quest'anno. Vincenzo, purtroppo è un momento che ci gira tutto male. Sì, però volevo dirti, tu che sei esperto anche di numeri, insomma, volevo chiederti... Volevo dirvi che noi nelle ultime 3 partite abbiamo incontrato Sersale, San Luca e Reggio Med. San Luca, sì. Quindi no, non è che abbiamo incontrato nessuno, Volevo dirti quanto, secondo te, dalla tua esperienza vastissima, quanti punti servono quest'anno per salvarti? Ma guarda, io a questo punto ritengo che 34-35 punti dovrebbero bastare. Ah, beh. Anche perché io penso che dalle 3 che sono sotto difficilmente usciranno tutte e 3.
difficilmente. Adesso abbiamo 22, 23, 24, 26 noi, per cui adesso noi siamo lì sul baratro, insomma, non sul baratro, però siamo in bilico, dipende da noi, dai, se vogliamo stare da questo lato oppure vogliamo complicarci ancora di più la situazione. Anche perché dopo quattro partite in casa, abbiamo quattro partite in casa, siamo una delle poche squadre che lottano là sotto ad avere quattro partite in casa, e con tutti gli scorci diretti con le squadre prime in classifica ci rimane solo il Lamezia, voglio dire, perché le altre le abbiamo incontrate tutte. Avete la Morrone, sì. Vabbè, che magari... Mi sto riferendo alle prime tre, va? Sì, le prime tre, sto riferendo a Sessale, Reggio Med e... Alla penultima, la Vigor, sì. Abbiamo solo la penultima, la Vigor, insomma, dove io ritengo che i giochi siano fatti, però è chiaro che secondo me, ma anche secondo i giocatori, noi abbiamo pagato il mese di gennaio e il metà mese di febbraio con delle situazioni allucinanti per quanto riguarda squalifiche, di infortuni, di influenza. Anche oggi per recuperare Brancati abbiamo dovuto penare le sette camicie, che ha avuto una settimana disastrosa, prima un virus intestinale, poi venerdì la febbre, non si è allenato, ieri una colica renale, insomma. In effetti il primo tempo l'ha fatto alla grande, nel secondo tempo, quando io stavo provvedendo a sostituirlo, abbiamo preso gol dalla sua fascia, però dai, Pasquale è un grande. Però purtroppo abbiamo sciupato e depauperato tutto quello che avevamo creato all'andata, anche non solo per colpa nostra, ma soprattutto anche per aver gestito male determinate situazioni e determinate partite. Però dai, non c'è da fasciarsi la testa, non c'è da, perché siamo sempre a 26 punti con quattro partite da giocare in casa, e soprattutto con una squadra che dal punto di vista calcistico, dal punto di vista della qualità, stiamo esprimendo un grande calcio, l'abbiamo dimostrato domenica scorsa con il Sellucca e l'abbiamo dimostrato oggi contro la Reggio Med, dove lo so che questo non fa classifica, dove a detta di tanti che si sono viste la partita hanno detto che non ci sono tutti questi punti di differenza tra noi e loro, però purtroppo io ho detto, Vincenzo, prima, che in questo campionato ci sono dei giocatori che fanno la differenza, e oggi Criniti ha fatto la differenza e Piemontese l'ha messo dentro. È tornato a fare Piemontese, perché nell'unica palla gol che gli abbiamo concesso ha fatto gol di rapina come al solito suo, quindi pazienza, sono queste la differenza tra noi e gli altri, sono proprio questi episodi che noi ci condannano, non riusciamo a far volgere verso di noi questi episodi.